Buongiorno e benvenuti alla presentazione del progetto Palermo Green Giovani, coordinato dall'associazione Uniamoci Onlus. Palermo Green Giovani è un progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nell'ambito del Piano d'Azione e Coesione Avviso Giovani per il Sociale del 2018. Il progetto coinvolge giovani in attività concrete, capaci di sviluppare un maggior senso civico e in particolare appunto rispetto alla creazione di un ambiente cittadino più sano e pulito, che possa essere un veicolo per il radicamento della cultura della legalità, dell'inclusione e della partecipazione sociale attiva. In merito agli obiettivi, il nostro progetto si pone i seguenti obiettivi: stimolare e supportare la partecipazione appunto sociale attiva dei giovani. E questo soprattutto grazie al fatto che vogliamo coinvolgerli in iniziative concrete, di cui parleremo, diciamo, in seguito, ma anche aprendo dei canali di comunicazione con le istituzioni. Poi un altro obiettivo è stimolare lo sviluppo dell'autopercezione dei giovani come promotori appunto del cambiamento mediante il loro agire nel sociale e favorire un atteggiamento inclusivo dei giovani rispetto alle persone appartenenti alle fasce più deboli in particolar modo alle persone con disabilità. Infatti il progetto coinvolge sia giovani che giovani con disabilità, che appunto anche loro svolgeranno il ruolo di volontari, e quindi in questo modo si verrà ad instaurare appunto un'interazione tra i giovani e i giovani con disabilità. E poi altri obiettivi sono contribuire al radicamento di valori positivi e di uno stile di vita appunto legato alla legalità, al rispetto della legalità. E come ultimo e non meno importante, avvicinare i giovani palermitani alle attività di mobilità europee per favorire una maggiore apertura mentale, uno scambio culturale e più in generale comunque un miglioramento sul personale e della propria struttura, del proprio pensiero. L'idea del progetto nasce da una considerazione di un politologo che si chiama Robert Putnam. Lui spiega il minore rendimento delle regioni del sud rispetto a quelle del centro-nord con un problema legato ad un deficit di cultura civica e politica degli abitanti. E quindi è da qualche anno, insomma, che ci stiamo impegnando proprio su quest'ambito. In particolare già avevamo iniziato con il progetto Palermo Green, di cui il progetto Palermo Green Giovani è in qualche modo un follow-up, in cui abbiamo deciso appunto di concentrarci maggiormente sui giovani in particolare. Inoltre, abbiamo strutturato, diciamo, il progetto anche perché il tasso di volontariato presente in Sicilia è molto più basso rispetto a quello delle altre regioni occidentali, o ancora la Sicilia è al quinto posto tra i capoluoghi italiani, per quanto riguarda il numero di soggetti che sono in carico agli uffici, di servizio sociale per i minorenni, o ancora perché il tasso di criminalità minorile è pari all'1,43, e questo posiziona la Sicilia al settimo posto tra le regioni italiane. Quindi in qualche modo noi vogliamo proporre delle attività che possano, nel nostro piccolo, contribuire a migliorare, questa situazione della nostra regione. E ancora un altro aspetto, insomma, che vorremmo migliorare è proprio quello dell'inclusione delle persone con disabilità, proprio perché le strategie didattiche tradizionali molto spesso prevedono una differenziazione dei percorsi, sia per le persone a rischio di devianza che per i giovani con disabilità, e noi invece vogliamo organizzare delle attività che possano coinvolgere in egual misura i giovani e i giovani con disabilità. E quindi tutto questo perché noi appunto vogliamo coinvolgere i giovani in attività concrete che possano aiutarli a sviluppare un maggiore senso civico, soprattutto rispetto alla creazione di un ambiente cittadino più sano e più pulito, che possa essere veicolo dell'interiorizzazione della cultura della legalità, ma anche dell'inclusione e della partecipazione sociale attiva.
Tutto questo appunto lo faremo attraverso grosso modo diciamo 5 attività che avranno inizio a settembre e che ci accompagneranno fino ad aprile-maggio dell'anno prossimo. In particolare queste attività saranno appunto prendiamoci cura del quartiere si tratta in pratica di attività di spazzamento stradale in cui verranno coinvolti i giovani. Un'altra attività sarà Fioriscono le aiuole, che è un'attività di cura del verde pubblico, quindi sia proprio del verde legato agli istituti di istruzione superiore che coinvolgeremo nel progetto, che anche le aiuole e i parchi della città. Inoltre coinvolgeremo anche i giovani in un workshop dal titolo I giovani e le istituzioni. L'obiettivo principale di questo workshop, è quello di far conoscere ai giovani le istituzioni locali, ma anche le istituzioni nazionali ed europee, e di farli conoscere quelli che possono essere dei canali di comunicazione in un'ottica di dialogo strutturato. Inoltre coinvolgeremo i giovani nella creazione di una sorta di piano di azione, ovvero una serie di suggerimenti, su ciò che è necessario per i giovani, che poi effettivamente presenteremo alle circoscrizioni di appartenenza dei vari istituti scolastici che verranno coinvolti. Ancora un'altra attività sarà un concorso fotografico a tema immagini di partecipazione sociale e quindi i giovani appunto avranno la possibilità di partecipare al concorso fotografico attraverso appunto l'invio delle loro fotografie che poi serviranno, le 30 migliori fotografie serviranno per allestire delle mostre itineranti, ovvero delle mostre che si sposteranno in diversi locali della città di Palermo. E ancora, ultima attività, diciamo, del progetto, sarà la creazione di un muro della gentilezza. Si tratta di un muro, con un murales a tinte, appunto, colorate, che conterrà degli spazi in cui sarà possibile appendere vestiti, o riporre delle scarpe. Quindi chi ha, indumenti dismessi ha la possibilità di lasciarli presso questo muro e chi invece ne ha bisogno può prenderli liberamente e gratuitamente. Questo in qualche modo per offrire una modalità più dignitosa rispetto ad una pratica che spesso noi vediamo in città, ovvero la ricerca appunto di oggetti utili all'interno dei cassonetti. E quindi i giovani saranno coinvolti non solo nella realizzazione del muro, ma anche nel monitoraggio della zona. Le attività si svolgeranno sostanzialmente in tre quartieri della città di Palermo e sono i seguenti: la zona Brancaccio Ciaculli, la zona Oreto Stazione e la zona Tribunali Castellammare. Per quanto riguarda la partecipazione, verranno coinvolti 60 giovani, per ogni istituto partecipante al progetto e gli istituti sono l'Istituto Nautico Gianni Trabia, l'Istituto Alberghiero Pietro Piazza e il Liceo Linguistico Danilo Dolci. In più si prevede, verranno comunque, parteciperanno anche al progetto 40 giovani e giovani con disabilità che avranno un'età compresa fra i 16 e i 30 anni. Se siete interessati a partecipare al progetto, compilate il modulo di iscrizione che troverete sulla pagina del progetto Palermo Green Giovani. E appunto le attività, come ha già detto Eleonora, inizieranno con un incontro di formazione a settembre per poi avviare le attività vere e proprie di spazzamento, dunque quelle pratiche e di giardinaggio da ottobre, appunto dal 2021, che si dovrebbero concludere, si concluderanno ad aprile del 2022. Comunque creeremo anche un programma online di tutte le attività che svolgeremo, quindi al di là del fatto che siate giovani fino a 30 anni avrete la possibilità di partecipare, quindi noi accogliamo qualsiasi volontario che si voglia unire al nostro gruppo. Se invece avete proprio dai 16 ai 30 anni potete compilare il modulo di partecipazione e verrete contattati. Grazie mille per l'ascolto e pubblicheremo presto aggiornamenti sul progetto. Buona giornata. Buona giornata.